Eccolo qui, Riccardo Scamarcio, tra i protagonisti di Io che amo solo te, il film tratto dal romanzo di Luca Bianchini, si sta girando in Puglia, noi siamo andati proprio lì sul set con il nostro inviato Paolo Sommaruga. C'è gente che ha avuto mille cose. Si dice il primo amore non si scorda mai, ma anche è vero che molte volte si dice questo proprio perché il primo amore non sempre è quello che si realizza nella propria vita. Non sempre si sanno cogliere le occasioni, dice Michele Placido sul set in Puglia di Io che amo solo te, tratto dal romanzo di Luca Bianchini, diretto da Marco Ponti e coprodotto da Rai Cinema. Tanti anni prima è stato il grande amore di una donna del paese, Polignano a Mare. Ora l'attesa è per un altro matrimonio. I promessi sposi sono Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Tensioni e segreti, fantasmi del passato e una cerimonia che diventa un evento per tutto il paese. Questo film racconta, diciamo, il giorno che anticipa le nozze, quindi tutte le ansie, le paure, anche le insicurezze dell'ultimo minuto. E è una bellissima storia d'amore parallela, perché in realtà le storie d'amore sono due. Una che è quella dei nostri genitori e quella mia di Damiano. Tutta la vicenda si svolge in 48 ore e quindi raccontiamo e fotografiamo Damiano in questa preparazione al matrimonio, il giorno prima e il giorno del suo matrimonio. Quindi è un personaggio un po' indolente, insicuro per certi aspetti. Adesso io non posso raccontare tutta la trama, sennò poi il pubblico dice ho capito, non l'andiamo a vedere.